Sono giornate di fuoco per le scuole in vista del particolare anno scolastico che sta per prendere il via alla luce delle disposizioni anticontagio. Al primo circolo didattico Tommaso Fazzello, nei diversi plessi della primaria, per alcune classi, le più numerose, si è scelto di dividere gli alunni e creare delle classi aggiuntive. Decisione che ha creato malcontento tra i genitori. Per l'assessore Gisella Mondino si tratta di una scelta esclusiva del dirigente Gabriella Scaturro e del collegio dei docenti, in quanto l'istituto avrebbe gli spazi necessari ad ospitare anche le classi con più bambini, sfruttando laboratori e saloni. Io non commento la polemica, io posso fare semplicemente un po' la storia. L'8 luglio la dirigente del primo circolo ci invia una comunicazione in cui ci rappresenta che non necessita di aule e che, ad eccezione di pochi lavori nei vari plessi, non necessita appunto di altri spazi. Per cui noi, alla luce di questa comunicazione dettagliata in cui la dirigente del primo circolo spiega i lavori che sono necessari a Catusi, a San Vito, a San Giovanni Bosco, a seguito dei sopralluoghi fatti, l'ultimo dei quali il 24 di agosto, il 29 di agosto comunichiamo a tutte le scuole quella che era, diciamo, io facciamo il punto della situazione e rileviamo ancora una volta che a San Vito non necessitano altre aule, così a Catusi, addirittura a Catusi avevano due aule non utilizzate. Al San Giovanni Bosco c'era un problema al tetto di un'aula, ma con la dirigente in sede di sopralluogo avevamo individuato un'ampia aula docenti dove allocare la classe più numerosa. Io apprendo ieri da mezzi di stampa che il primo circolo, gli organi collegiali del primo circolo hanno deliberato di creare delle classi aggiuntive. Non conosco le ragioni profonde che hanno spinto gli organi collegiali a decidere in tal senso. Certamente non possono essere ragioni legate e riconducibili agli spazi scolastici, perché dal sopralluogo non è emerso, e a ciò aggiungasi che anche a San Vito hanno due ampi un ampio laboratorio di informatica e una sala Abruzzo che può contenere più di 30 alunni. Le norme anti-Covid impongono alle scuole e alle amministrazioni di utilizzare tutti gli spazi utili per non smembrare le classi. Non esiste la necessità del laboratorio o dell'aula magna, esiste la necessità di creare spazi didattici, aule, cioè per gli alunni. Quindi io non comprendo per quale motivo gli organi collegiali, genitori compresi che fanno parte del consiglio di circolo, abbiano deciso di smembrare le classi pur avendo a disposizione delle aule ampie. A ciò aggiungasi che ieri mattina, durante una conversazione telefonica tra me e la dottoressa Scaturro alle 8 del mattino, io faccio presente che se la scuola ci avesse fatto una comunicazione tempestiva sulla necessità di demolire anche una sola parete, per poter avere un'aula ancora più ampia, noi eravamo e siamo nelle condizioni di poter fare ancora gli interventi di edilizia leggera. Cosa voglio dire concludendo? Che per quanto ci riguarda, noi non risulta che ci sia necessità di spazi ed eravamo e siamo pronti a qualsiasi soluzione, perché, come abbiamo già detto, sia io che il sindaco e l'assessore Lucigero, in questo momento che è già complicato, difficile per questi bambini che hanno bruscamente interrotto il rapporto con la scuola nel mese di marzo, farli ritornare a scuola in una situazione di normalità,